Buon pomeriggio e buona domenica a voi. Allora, in questi ultimi due anni e mezzo abbiamo molto molto spesso sentito parlare di competenze e di quanto fosse importante anche durante il Covid ascoltare e seguire i competenti, e cioè i virologi, gli epidemiologi e in generale chi insomma era a conoscenza della materia. E la stessa cosa, se ci avete fatto caso, succede adesso durante questo conflitto, durante la guerra che c'è in atto in Ucraina. Bisogna ascoltare i competenti, i generali, bisogna ascoltare gli analisti delle guerre e non è accettabile che vari personaggi che non hanno queste competenze possono dire la loro sia in televisione e in generale sono persone che anche sui social non devono essere seguite. E d'altronde, se andiamo a leggere un po' i messaggi anche sul nostro canale, la tendenza da parte di coloro che abbiamo imparato a conoscere, che attaccano sistematicamente il mio lavoro, ma attaccano sistematicamente anche le vostre idee, le vostre posizioni, è uguale. Ma tu sei competente, ma perché parli se non hai competenza? Ora, per carità, io non sono uno che dice che le competenze non hanno un valore. Però bisogna fare molta, molta attenzione, perché uno può essere anche competente, ma essere, ad esempio, totalmente in cattiva fede. Vi faccio alcuni esempi, no? Quando, ad esempio, nelle varie trasmissioni televisive, nei vari talk show, c'è la Merlino di turno piuttosto che Floris che dicono: dobbiamo seguire i nostri inviati che fanno un lavoro molto pregevole, che ci informano tutti i giorni cosa succede sul campo di guerra e non possiamo mettere in dubbio le loro parole. Ecco, questo è un po' il sermone che tutti i giorni dobbiamo ascoltare. Ora vedete, io stavo dicendo, vi faccio un esempio. Ora, l'inviato che attraverso le notizie che lui ha ricevuto, che ha approfondito magari, ci dice che i soldati russi si sono macchiati di crimini orrendi come quello di stuprare delle donne ucraine. Io non dico che questa sia una notizia falsa o che pure il giornalista, l'inviato, non abbia realmente approfondito le fonti e che siano dei fatti anche davvero reali, no? Quello che ci dicono tutti i giorni, appunto, i presentatori di questi talk show. Peccato che però c'è il rovescio della medaglia. Se tu però, quando ricevi queste informazioni, le dai solamente quando sono dalla parte degli ucraini e taci quando ricevi magari la stessa informazione dall'altro schieramento, cioè quando vieni a conoscenza che anche gli ucraini si sono macchiati, i soldati ucraini si sono macchiati di questi crimini e tu taci, è evidente che tu sei in cattiva fede. Ed è questo che spesso succede. Perché? Perché poi, andando ad approfondire le notizie sul tema, scopriamo, ad esempio, che non il primo passato per strada, ma addirittura l'Organizzazione Mondiale per i Diritti Umani ci dice che anche i soldati ucraini si sono macchiati dei medesimi crimini, cioè hanno stuprato delle donne. Quindi, vedete, abbiamo di fronte un giornalista assolutamente competente, che ci dà una notizia vera. Peccato che rispetto ad altre notizie poi spesso gira la testa e non è propenso a darci la stessa informazione che magari al suo racconto non fa comodo e quindi abbiamo un racconto parziale. E la stessa cosa riguarda gli analisti che magari ci raccontano cosa succede a proposito della guerra dalla parte degli ucraini,
ma tace poi altre verità che sono verità scomode. Quindi la competenza serve, ma se poi c'è dietro malafede, voi capite che non è tutto oro colato e noi non dobbiamo necessariamente prendere per unica verità quello che ci viene raccontato. La stessa cosa succedeva chiaramente durante il Covid. Poi c'è un problema di conflitto di interessi che è stato ad esempio molto forte durante la pandemia, no? Dove c'erano virologi che avevano interessi con le case farmaceutiche e quindi uno giustamente aveva il sospetto che lui spingeva tanto solamente ed unicamente i vaccini e non ad esempio le terapie perché aveva un interesse in ballo. E la stessa cosa avviene chiaramente per quanto riguarda la guerra. Spesso ci fanno un racconto perché il racconto fa comodo alla propria strategia, fa comodo talvolta anche rispetto all'editore, no? Un giornalista lavora per una certa televisione che ha un editore che dà la linea editoriale e lui da quella non si discosta. Quindi chiudo questo video dicendovi attenzione, la competenza è sì importante, però se dietro c'è malafede, se dietro ci sono degli interessi, se dietro addirittura per quanto riguarda ad esempio la guerra ci sono dei tifosi che tifano per l'Ucraina e a quel punto non ci raccontano come sta la realtà, voi capite che tutto questo serve a poco e da parte di chi ascolta bisogna cercare soprattutto di approfondire e, ripeto, non prendere tutto per oro colato. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.